La rivista La Regola du Jeu, un numero dedicato esclusivamente a Heidegger e gli ebrei. Interventi di un congresso intorno alla pubblicazione dei cosiddetti quaderni neri. A tavola con una rivista, La Règle du Jeu, il numero 58-59, dal titolo Heidegger e gli ebrei. Heidegger e i Juif. L'uscita in Germania nel 2014 dei Quaderni Neri, Schwarze Hefte di Martin Heidegger, i diari dal 1931 al 1948, volutamente postumi, insieme al libro critico del curatore Peter Trantny, sugli stessi quaderni, ha portato subito a rinfocolare la polemica mediatica sul nazismo di Heidegger, che i suoi accoliti hanno sempre cercato di ridurre al minimo. Ci sono stati anche Victor Farias e Manuel Fay che hanno precisato il pensiero nazista di Heidegger, cercando di estendere al massimo la sua responsabilità. In Italia è uscito l'anno scorso un libro importante, che non abbiamo ancora avuto la chance di leggere integralmente, di Donatella di Cesare, Heidegger e gli ebrei, i quaderni neri. All'inizio dell'anno 2015 si è tenuto a Parigi un colloquio intorno ai quaderni neri, dal titolo Heidegger e gli ebrei. Sebbene l'idea originaria abbia 20 anni, cioè non coincida per nulla con l'uscita di questi quaderni, che sono neri per via del colore della copertina e non per un simbolismo politico. Gli atti del congresso sono editi nel numero doppio di settembre della rivista La Règle du Jeu, numero 58-59, diretta e fondata da Bernard-Henri Lévy. Ci sono la bellezza di 27 interventi e di un'introduzione. Nessuna paura, sono solo 786 pagine. Non c'è traccia di dibattito al termine di ogni relazione o delle varie sedute di lavoro. Ciascuno ha tenuto la sua relazione. Si tratta quindi di testi preparati e forse anche oggetto di varie scritture e riscritture. Gli intervenienti, per fortuna, non costituiscono un fronte compatto pro o contro Heidegger, che sarebbe il modo peggiore per non confrontarsi con il suo testo, e lasciare veicolare al suo posto una serie infinita di luoghi comuni. Leggere Martin Heidegger e restituire il suo testo in altra qualità è opera difficilissima e forse allo stato presente quasi impossibile. I lettori di Heidegger, lettori, non gli pseudolettori, arrancano dietro il testo del filosofo e per questo predicarne il trionfo o la disfatta, al punto da toglierlo dagli scaffali delle biblioteche universitarie, è cosa? Molto facile, molto più facile. Il volume della Règle du Jeu su Heidegger e le Juif ha un apporto maggiore di filosofi francesi, ma ben aperto a filosofi di altre nazioni, Stati Uniti, Irlanda, Italia, Germania, Gran Bretagna, Israele e Belgio. L'ospitante Bernard-Henri Lévy lamenta la non partecipazione di Emmanuel Fay, che ha scritto 10 anni fa Heidegger, l'introduzione del nazismo nella filosofia. Anche un testo di François Rafoul sarebbe stato un contributo importante al congresso.
Alcuni filosofi ci erano noti, altri li abbiamo incontrati in questo volumone. Le loro ipotesi richiedono di essere riprese in altri contesti, in altri scritti. Per di così rispondere ai testi di Heidegger e gli ebrei richiederebbe di scrivere almeno un libro. Ma ne abbiamo già dedicato uno, breve, a Heidegger, scritto 20 anni fa in francese, Heidegger e l'Uroboros, in cui non ci schieriamo né pro né contro. Appena alcune note qua e là, l'intervento di apertura è di Jean-Claude Miller, filosofo, linguista, che disegna così l'approccio di Martin Heidegger. Antisemitismo teorico assoluto. È interessante l'analisi che fa della lingua tedesca che Heidegger si è forgiato per sfuggire all'impresa sulla lingua esercitata dal compromesso fra protestantesimo ed ebraismo. È caso di menzionare che Heidegger era di formazione cattolica e successivamente apostata. È arrivato a dire che la filosofia per la sua essenza è atea. Alain Finkielkraut analizza le frasi antisemite che ci sono nei quaderni neri e così altri filosofi sviluppano le implicazioni delle frasi che più sono antisemite per disinnescarle, come fa François Fédier, noto traduttore delle opere di Heidegger in francese, o per misurare l'impatto del nazismo patente che emerge da questi diari. È il caso di Pascal David, il pensiero contabile, Heidegger e il pensiero ebraico dinanzi all'incalcolabile. E anche quello di Joseph Cohen, lo spettro ebraico di Heidegger. Il testo di Peter Travney riguarda l'antisemitismo ancorato nella storia dell'essere, e non estende il suo questionamento alla filosofia. Il nazismo si può anche leggere come l'applicazione industriale del principio del terzo escluso, e se Heidegger legge l'applicazione industriale come il dominio della tecnica, è sul terzo escluso che non ha posto l'attenzione. È la posizione che dà all'ebreo quella di terzo escluso. Donatella di Cesare legge il paradosso della dominazione del mondo fatta dai senza mondo, come risultano nel testo di Heidegger gli ebrei. Ci sono poi interventi in cui si intende che il confronto è con l'opera integrale di Martin Heidegger e tale confronto è in atto e la questione posta dai quaderni neri non viene affrontata. Heidegger e i suoi ebrei, per esempio, è il testo di Babette Babish, in cui testimonia che la sua lettura del filosofo di essere tempo racchiude ricchezze straordinarie per il pensiero. Ciascun intervento è interessante e varrebbe un video di A tavola con in risposta. Rimane che la nostra modalità, potremmo anche farlo, prendiamo in mano il volumone e lo leggiamo dinanzi alla camera. Rimane che la nostra modalità è quella di leggere il testo dell'autore più che quello dei suoi lettori. Insomma, prediligiamo leggere il testo di Heidegger nel caso, come facciamo qua e là. Non abbiamo più interesse, tuttavia, di leggere in tedesco l'opera di Heidegger. Ci interessa verificare solo qualche termine, come Machenschaft, per esempio, macchinazione, tradotta edulcoratamente come fabbricazione da Fédier, addirittura fabbrica del fattibile, per dire addio ai complottatori dell'Ocrana e del nazismo teorico e non ai protocolli dei savi di Sion. La pista più interessante per noi, in questo volumone, è quella seguita dal lettore critico di Carl Schmitt, Yves-Charles Zarqa, che non esita a parlare di sprofondamento del pensiero nel caso di Heidegger. L'interesse è per il suo modo di leggere Schmitt con Heidegger e Heidegger con Schmitt. Il trattamento riservato a Schmitt è lo stesso di quello riservato a Heidegger, entrambi sottoposti alle commissioni di denazificazione a termine del conflitto mondiale.
Eppure il giurista Smith è stato più dichiaratamente nazista del filosofo Heidegger. Rimangono due riferimenti obbligatori di filosofi che si dichiarano di sinistra. Non è un paradosso se lo si sviluppa. Quello che conta è la restituzione in altra cifra dell'opera di Heidegger, e questo resta da fare. Se i nuovi tribunali della storia confermassero il nazismo teorico di Martin Heidegger, con la sua conseguente esecrazione e sparizione progressiva dall'insegnamento della filosofia, ridotto a curiosità storica, come è il caso per esempio oggi di Antonio Rosmini, che peraltro andrebbe letto con attenzione, ogni altro filosofo verrebbe esentato dal porre la questione di un dettaglio nazista nella filosofia, come ha titolato un suo libro Zarqa rispetto all'opera di Schmitt. Non ci resta che leggere i Quaderni Neri, che cominciano a essere pubblicati in traduzione italiana da Bompiani.